Buongiorno, Enrico Crispolti, uno dei giurati illustri della Talent Prize. Una sua dichiarazione sul premio e sulla vincitrice, Sura Di Martino. Beh, la vincitrice indubbiamente ha una qualità di... direi la maggiore qualità delle sue immagini, perché poi abbiamo visto qualcuna di più dell'unica che è esposta, e quindi sull'aspetto fotografico del suo lavoro, che poi c'è il video. Quello fotografico, voglio dire, mi ha colpito questa dimensione della memoria, perché è anche legata a questo ritorno. Lei ogni anno, ogni un po' di tempo, ritorna sulla tomba di Marilyn. Ecco, quindi questa specie di dilatazione del tempo in senso psicologico mi pare un elemento interessante. E sugli artisti finalisti in generale? I finalisti sono di buona qualità, non inferiore a più o meno quella che abbiamo visto nell'ultima quadriennale. Certo, il problema un po' drammatico è un certo, così diciamo, disagio che uno può sentire se non si sente contento di come va il mondo a priori e lo vede invece in maniera problematica, è che c'è, cioè vedo troppi giovani persuasi di quello che sarebbe bene che facessero. Cioè ognuno dice, allora, che devo fare io per riuscire? Invece che cercare me stesso e cercare di riuscire attraverso quello che sono io, capito? Allora no, invece qual è il modello che devo assumere? Come se uno dovesse entrare in un ballo di società, allora si mette il bel vestito di moda. Questo magari comporta momento. Anche un appiattimento poi di quella che è certo, l'arte. È certo, infatti questo discorso delle nuove tecniche, per esempio, le nuove tecniche non significano niente, cioè che uno faccia il video, che uno usa la fotografia, se non ha delle idee dentro è noiosissimo, peggio di uno che dipinga olio un paesaggio. Cioè, quindi quello che conta è proprio usare il mezzo per una cosa da dire. La cosa da dire la ottieni soltanto attraverso la ricerca della tua identità. Ma se tu vai a cercare il modello degli altri, sì, può darsi che al momento hai più successo, perché c'è meno fatica per farsi conoscere, però dura poco, insomma.